ti passi. Dimmi tutto, sì, sì. Ci sono degli agenti di polizia che vorrebbero scambiare qualche parola con te. That's Thursday. Tu sei libero di parlargli oppure no? Fai te. Non c'è problema, c'è bello. Sì, okay. Sì. Eccoci. Ecco qui, ragazzo. Venga. Sì, sì. Mi vuole seguire il centrale, lei può dire di no, di sì, quello che vuole, insomma, io farò un paio di domande sull'accaduto, può rifiutarsi come può accettare. Accetto, venga. Come sta, signor Dio? Senti un po', psicopatico, io vado, devo andare al centrale che mi vogliono parlare, mi ha detto se ti puoi rifiutare, no, io non mi sono rifiutato, vado a parlare, gli dico che è stato, voglio farmi le domande su quello che è successo, vabbè? E cosa hai intenzione di dirgli? E secondo te che io dico? Me lo devi dire tu, visto che sei tu quello che cambia casacca appena. Non cambio nessuna casa, lo sai il motivo perché ho fatto quella cosa. Comunque. Perché sei una testa di cazzo. Sì, sì, tu sei uno psicopatico. Senti, vado un attimo là e poi continuiamo. Oh, santa madonna. Che è roba, scusate. No, non c'ho la radina rotta, mi capita. Tutti i segnali strani. Capito. Scusate. Ma che cazzo fanno? Dicevo, lei può rispondere come non rispondere, ok? Cioè sono facoltative, se vorrà rispondere risponderà. Ha capito? Ha compreso? Sì. Perfetto. Allora, cosa ci faceva là dentro lei? Stava a chiacchierare così tra amici, perché? E che c'era dentro? Ci stava un po' di amici di vecchia data, perché? Domandavo che c'era dentro, nome e cognome, si ricorda per caso? Nome e cognome... Vabbè, nome, riferimento. Ma ci stava... No, ma c'è i soprannomi, ci stava... Vabbè. Il Cozza, Elefante, Ermellino, ci stavano tutti questi, tutti amici miei. Ma quanti eravate? Ma saremmo stati 5-6. Senta, una cosa tranquilla tra amici, nel senso si alza un po' il gomito è finito in bocca e si è andato lungo, cioè succede. L'ha minacciato, signor Tanner, assolutamente l'ultima volta no, ha detto un'altra cosa, quando venivano a denunciare. Beh, diciamo che sono situazioni un po' così, nel senso... Senta, lei non ha mai discusso con amici, insomma. No, certo, ha discusso. E quando litighi poi fai i ripicchini, capito? Così e così. Che vuoi? Tu devi soltanto ringraziare Gennaro per questa cosa. Se fosse stato per me, ti raccoglievano con il cucchiaino. È chiaro. Lì sei venuto a casa mia? A casa tua? Ma sono comprata pure io casa. Sì, sì. Vuoi venire a casa mia? Faccio vedere un po' casa mia. Fammi vedere casa tua, dove sei? Questo è uno dei quadri più importanti che ho. Vale tipo 200 milioni di dollari. Come? E si chiama Anno su Tela. Ma che cazzo vuol dire 200 milioni di dollari? Scusa. È un valore affettivo. Ma allora c'era roba in banca. Non sputare sui divanetti, per favore. Poi ci sta questo quadro che non lo so, non mi ricordo come si chiamava. Si chiama Scarabocchi sul muro, su tela. Vabbè, guarda, io ci capisco un cazzo d'arte. Poi fammi la tua stanza, sì. C'è un'altra stanza qua che come puoi vedere è qui. Lì da dove siamo arrivati, io? Andiamo fuori. Quando cazzo vai a casa tua, ma cosa indossare nelle stanze? Sì, che tu lo so, allora. Ma tu che cazzo ci fai qua? E dobbiamo fare quella cosa? Ma tu devi darci un'informazione, non devi farci da autista. Mi dovevate parlare, dobbiamo fare quella cosa insieme. Dobbiamo metterci d'accordo prima, no? Ve lo devo portare. Non alzare la voce. Ma questo è il mio tono normale, lo sai che parlo così? Se ti dice che non devi alzare la voce, forse non la devi alzare, no? Senti, ma... Cosa ci fa lui? Tenete, lo accendere l'FBI. Non lo so, ha insistito per venire, ma nessuno... Gennaro, cosa ci fa lui? Io ho insistito, ma ha chiamato Siamo con Paina. Ma fino a ieri lo volevamo uccidere, adesso cosa vuol dire? Ma ha fatto vedere casa oggi, ma portato la casa, ha fatto farti tutte le case. Mi ha seguito per tutto il tempo, io non Ma si è mai portato a casa tua, hai fatto vedere casa tua, tutti i quadri.
Ma lui mi ha quasi minacciato di entrare. Ma dico, fame, stai fame. Scherzando? Io che ne so che c'è in casa, mi hai detto te. Ragazzi, ma che credete? Me o lui? Ti sei comprato la casa, chi sa ti dà la pina? Ma cosa stai dicendo? C'è un eccento delle FBI, possiamo essere... Io ti massacro. Allora, la festa, la festa... Buonasera. Buonasera. Io vorrei capire come siamo messi in questo momento con la tua situazione. La mia? Che cosa dobbiamo fare con te? Attualmente perché... un cazzo, siamo in pausa secondo quello che ci ha detto Franco. In pausa di cosa? Non lo so. No, ma dico noi, cosa vuol dire siamo in pausa? Non lo so. Ma cioè, cosa c'entra Franco poi? Franco ha detto che dobbiamo togliere prima questo male comune, quindi ci dobbiamo accordare tutti quanti e fare questa tregua per togliere di mezzo questo male comune. E a me sta bene come cosa, effettivamente. Perché, cioè, se quello fa il quintuplo gioco, giochista, è incredibile, no? Io qua di male comune ne vedo soltanto uno. Perché per Gennaro andava anche bene che ti sei scazzottato con il romagnolo. E quindi la storia finisce qui. Ma per me non è finita qui. Ci hai rovinato. Io? Ci stavi quasi per affossare tutte. Davvero? Quasi. Non sei stato capace neanche di snecciare per bene. Sei veramente un incompetente, sei una nullità. Grazie a me, sei questo, grazie inetto. A me. Perché io cambio beh, sempre piani. Le tue offese. Sono diventato immune in questi due giorni. Immune da cosa? Dalle tue offese. Ma noi non hanno detto che lui ha parlato con la polizia. Fuori da giustifica banca, questa stavo. Cosa? Mi volevo mettere i bastoni tra i rodi. Tanto sai e che non io... Non ti sei riuscito. Che fermo. Fammi finire. Mi ha detto che tanto non sapevate che fa perché cambiate ogni 5 minuti. E allora ha detto, ah... E quindi non lo so, probabilmente andranno via mare, via terra, via tutto, non lo so, tanto cambia idea, quindi non lo sa nessuno. E tu, allora sei inutile. Me ne sono nato. Eppure la polizia. Ah, quindi per te va bene così. Cioè, hai provato a snicciare, non ce l'hai fatta perché sei un incompetente di merda. E quindi andrebbe bene così. Siccome non sei riuscito a fare quello che dovevi fare, è come se non fosse successo nulla. No, non è mi sembra se una cosa molto... Nulla. E allora... Senti, io sono qui per Franco. Qui dovevamo metterci d'accordo per togliere di mezzo il capitano. E allora facciamo una cosa. Tu sei qui per Franco. Tu sei qui per il capitano. Se tu provi ad interagire con anche solo uno dei miei uomini, io te la faccio sparire la testa, hai capito? E allora dietro i uomini di non contattarmi. Quello è un altro problema. Un altro problema per un altro giorno. Allora, io non ho contattato nessuno. Io ho chiesto se c'avevi informazioni riguardo Gennaro e gli altri. Hai trovato qualcosa? No, io... Se sei risposto ieri. Tu dimmi risposta. No. Che vuol dire? Ma manco io ho trovato nei tuoi, hai detto che stavi cercando, hai cercato qualcosa. Mi sono provato a muovere, ma io mica c'ho i contatti che c'è adesso e ogni tanto mi racconti vecchio storie. Io non ti ho mai raccontato niente. Ma come? Quando stavamo detto... fuori alla banca mi hai raccontato 3000 cose. Se vedi il milanese... Ma non me l'hai detto... Me l'hai detto te. Ma te chi del milanese, tutte le cose che sapevi. Sai perché il milanese c'ha tutti quei sordi, piripipa, il sapo un cazzo sta roba, sai tutto? Ma quando mai? Ma che cazzo stai dicendo? Me l'hai detto te. Mi hai detto i membri della banda, mi hai detto tu. Il fatto che il milanese tieni i soldi, lo sai che me l'ha detto? Me l'ha detto uno che ha detto che lavora tanto con te. Vabbè, se vogliamo... Ed è amico di Gennaro. No. Perché questo qua che lavora con te ha detto che non si fida di te e lavora con Gennaro. Ha detto no, è tanto un bravo ragazzo, però non mi fido. Io perché mi dovrei fidarmi? Ma hai detto che volevi fidare l'altro giorno, volevi fare cose con me? Volevo farle con te, però poi mi ha parlato questo, ha detto no, questo io ho lavorato con te, è bravo a lavorare cose, però non è sincero. Che vuol dire essere sinceri? Che c'entra la sincerità? Che stai facendo, cosa, vabbè. Ricordate che tu sei un informatore della polizia, quindi ci avrei un attimo un po' di remore, no? Mi dovrei un po' affidare, per quello ti sto di dammi tempo. Se tu mi vuoi inculare a me? Io ti voglio inculare. Poi che me lo... che ne so io? Tu comunque stavi con Gennaro, che se comunque lavoro con te e con Gennaro, ma che quindi... cazzo ci lavora più con Gennaro che l'ho snicciato alla polizia, gli ho fatto un culo così? Io mi sto a rifare un'altra vita, mi sto a cercare gente con cui collaborare. Te sto di... Allora mi devo cercare un altro collaboratore. Sì. Però così. Ma canni così, prima sei il migliore, Dave, sei il più grande, io voglio lavorare con te, Gennaro, un pezzo di merda, mo? Ma io infatti voglio lavorare con te, però non sei sincero. Ma che t'ha se detto tu mi che dici una cosa, se tu mi dici una cosa, è quello là che lavora con te,
mi dice un altro, guarda che chi si sa per lavorare, però che lavora con me, si chiama Gino Cerutti e grazie a lui ho saputo del milanese. Io manco lo sapevo, mi ha detto un sacco di cose lui. Chi? Mi ha detto allora sembra un poco dell'età non tanto giovane, cammina con una coppola sempre nera in testa, occhiali e gira sempre con una Taurus blu. La sua macchina è una Taurus. Come la Taurus? Mm-hmm. Lui mi ha detto tutto questo e lui mi ha detto di stare alla larga da te. Senti, allora innanzitutto chi cazzo è Gino qualcosa? E che ne succede? Dove vai? Gira su una Taurus blu. Ah, è un compagno di Frank. Compagno di Frank. Praticamente ha detto al capitano che io sono inaffidabile e non deve stare con me. Quindi il capitano non vuole venire con me, non vuole incontrarmi perché non si fida più. Mo. Tutto d'un tratto. Stai dicendo che sì, ma non è una rottura di morale migliore, non è possibile, però non è possibile. Quindi praticamente che sta a fare? Passa il coltello. Dove vai? Dove va? No, dove vai? Non si esce. Zero. Bonnie, non mi guardare così, Madonna santa. Tocca a vedere sto Gino, perché? Tu sei lui che ci ha parlato del capitano. Ma è lui che me lo voleva far rapire l'altro giorno. E allora perché non lo fa lui se si fida tanto del capitano? Ma non so capire. Io non so capire quale cazzo è il senso di andare a dire al capitano quella cosa. Quale? Non lo so. Il capitano comunque a me non mi vuole incontrare. Ormai è come se proprio sono diventato la peste. Non lo so. Il miele per le mo. No, come. No, buono. Non lo so. Vabbè, è quello lì. A me da per unicorni. Sì. A me mi stia venendo anche un'altra idea. Se proprio devo dire. No, quando mai? Non è mai successo che ti viene un'idea. Ma lui stiamo facendo più droga, roba brava. Io... Ma perché non ce la lavamo in mano? Chi è? Oh no, chi è? Oh, Pino, che cazzo urli? Che succede? Non lo so, ma perché devi urlare? Ti mi piazza anche i panini, ma gli parto ogni tanto. Ma che cazzo c'è? Oh, il panino, non ce l'hai oggi il panino? No. Che c'è, video? Vabbè, perché non ha il panino? Che cazzo fa? Mi ha detto che il capitano è alla gara di motocross e ha cambiato aspetto. Come adesso ha una... Eh sì, ha un trucco in faccia, i capelli lisci e un cappotto lungo. E perché ha fatto questa cosa? Quale aspettiamo che finisca la gara e poi lo pediniamo. È diventato Loredana Bertina, ci capisci? Ma non blu, non credo blu. E versi i capelli? Sei venuto una malattia? Ma che malattia? Mi sono tagliati. Di qua. Mi sono tagliati, che malattia? Ma che cazzo si è fatta la piastra? Sì, un tanto. Ma perché? Se Luca nuovo così? Mettiamo un paio di sbarre sui bidoni. Senta, professore. Sì, volevo cambiare un po'. Perché? Non sto bene, non vado bene. Che cazzo mi frega, se ti piace a te? Non lo possiamo prendere qua, c'è tre pezzi. La prendo da te. Capito, ma che famo? Andrà via, no? Parla con Bonifazio. Accordati con lui, io mi devo andare a ripassare. Beh. Ma inventati qualcosa. Ma che cazzo mi invento? Renditi utile. Ma porca puttana, non si vuole staccare, sta incollato lì, no, vedi? Appena mi sono avvicinato gli ho detto vieni un po' qua e parliamo da soli. Mi fa che vuoi? Manco un metro. Ma questo è il tuo piano, avvicinati, fare letteralmente quello che devi fare. Cioè, prova ad allontanarlo, tu gli dici vieni un attimo. Ma ti parlo una cosa intelligente. Ma io gli signor volevo... Dio. Non era questo il piano, innanzitutto, signor Bagni. Era il piano, ancora lo devo pensare. Era semplicemente per parlargli in privato, visto che ci stanno 30 persone a parlare. E quindi la prima cosa che gli hai detto è hai bocciato tutto. Bravissimo, ma sei veramente bravo. Ma è una cosa che si fa comunemente tra le persone normali che vogliono avere un po' ma di se lui ti ha detto. Ma se prima ci hai detto che lui non ti vuole neanche più parlare, ma come cazzo ti viene in mente di andare vicino a lui e dirgli andiamo a parlare un attimo in privato? Quello lo sa che gli. Innanzitutto gli ho detto andiamo a parlare da soli lontani. Gli ho detto vieni qui un metro doveva fare, manco un metro voleva fare, un esempio per esagerare, un'iperbole. Fammi di nuovo il verso e prendo le mie due penne a sfera. Ma che le fico al posto degli occhi. Sei un fenomeno, sì, vabbè, comunque mo mi invento qualcosa, dammi, ci avete preso al culo. Certo che abbiamo preso al culo. Siamo qui da 6 mesi che dobbiamo prendere quel coglione lì del capitano. Mi sta sul cazzo con i capelli che si volevo spa. Comunque. Vabbè, ci penso io, non mi fa. Per favore, non mi mette fretta. Ci penso io, cioè. Scusa. Dopo programma su di Max, selezione a caso. Da quando zombia? Cosa? Da quando se abbiamo una vera e ma che sono successo?
Cazzo. È impossibile, si fa avvicinare. Lo so, questo. Senti, mi rubo una moto e scappo, faccio un macello. Che ho putiferio nel cagazzo se voi copiate, vabbè? Come? No, come facciamo? Mi faccio un macello, mi frego una moto e comincio a scappare via. Aspetta. Allora, l'unica cosa da fare è andare super, super aggressivo. Cioè andargli contro e dire sali sulla moto e poi te lo porti via. Sì. È l'unico modo. Ti metti una maschera, vai ad arme spianate. Salve. Che miseria. Salve. Quanta gente. È partita la gara, per quello sono sul tracciato, ecco perché... Aspetto un attimo. Mannaggia, puttana, mi stai carcando, sceriffi. Che? Ma scusa, ma dove sei? Mi sono cambiato, ho messo il casco e mi sono vestito per fare la gara. E dove sei? Sto arrivando qua sotto, che cazzo sta succedendo? Sì, ma non sei al tuo bacchetti, vieni a prendere sto incoglionito, per favore. Ma mi stanno sporcando le... Mi si stanno sporcando le scarpe per colpa sua. Ma vaffanculo, arrivo, vedo lo sto cazzo. Ce l'hai va, ce la fai. Dove sei? Quanto sei distante? Dove sta questo qui? È lì appoggiato davanti a tutte le altre persone. Sono tutti perché lì adesso... a guardarlo. No, non davanti così, a fianco. Hanno fatto una linea contro un muro per guardare la gara. E lui è uno della linea. Cioè lì devi veramente fare finta di essere arrivato. E poi gli parcheggi a fianco e gli dici sali. E se non sale, scappi via. Se sale, che vuol dire trovato? E scappi in mezzo alla montagna, fai finta, che ne so. E non c'è un piano. L'ho trattenuto per mezz'ora, ma poi si è rotto il cazzo anche lui, perché ovviamente sapeva... Tra l'altro tu non hai idea di cosa è successo. Appena l'ho salutato, lui ha iniziato a mezzo confessare tutto. È stata una roba stranissima. Ma come subito? Ti giuro, era una macchina da scrivere, insomma. Ha iniziato a parlare dicendo io ho fatto questo, Dale mi ha detto questo in banca, ti ho visto le cose. Ma che cazzo? Ma io l'ho salutato solo, giuro che l'ho salutato solo. Vabbè che faccio paura, ma mica così tanto, dai. La mangi. Sali in macchina! Sali in macchina! Non fare domande! Sali in macchina! Oh mio Dio! Sali in macchina! Sto parlando di te! Sali in macchina! Andatevi! Sali in macchina! No, qui! Sali in macchina! E chi siamo? Dall'altra parte! Sali dall'altra parte! Sali! Scendi con le mani in alto! Scendi con le mani in alto! Ah! Oddio! Ci premi! Proprio bannato malissimo. Grazie. Bene. Grazie. Mi serve la vita. Prego, sei figuro. Arrivederci. Appena può, sì. Arrivederci. Mi raccomando, faccia attenzione. Salve, si può fermare gentilmente. Gentilmente. Si giri. Sì. Alzi le mani. Sì. È il momento in stato di fermo, signore. Lo mettiamo in una stanza interrogatori e aspettiamo colpo. 10-4. Ecco qua. Sì. Un attimo che tolgo. Le tolgo le manette. Mi metto pure qui. Perché stavo provando a sequestrare quella persona? Ascoltami attentamente. Sono qua io. Ho ricevuto una chiamata anonima. Ho detto mi devi portare il capitano. Se no fai una brutta fine. Ho fatto di tutto, sono venuto 500 volte. Quello stava a mezzo a 1000 persone. Ho detto io non voglio morire. Ho preso la prima, mi sono messo il casco e volevo pià. E mi sono panicato e ho fatto quello che ho fatto. Sei consapevole che mi ha dispiace. Messo sotto pure a me, vero? Mi scusi. Che fa? Che altro ho preso? Okay. Ho sentito botte a destra e a sinistra. Altre persone preso in più. Abbiamo dovuto aprire il fuoco perché non ti fermavi, hai tirato sotto un agente di polizia. Stai bene? Penso di sì. Dove gliela posso mettere? Questa domanda è un po'... No, perché già... Vabbè, gliela manderemo a casa, gliela manderemo. Perfetto, grazie. Allora, 10 mesi, giusto? Corretto. Faccio un salto. E beh... A posto. Arrivederci. Rivederla.